dal quaderno delle mie paure, casa, dolce casa. Il ragazzo si affanna in cucina, a testa bassa, come i cani che hanno preso troppe botte. L'acqua per la pasta non bolle e devi ancora preparare il sugo. L'insalata è da condire e il tavolo da apparecchiare. In una famiglia normale sarebbe un giorno di festa, ma la loro non è una famiglia normale. Quando sente il citofono, il ragazzo apre senza chiedere chi sia. Quindi va in salotto, dove una donna è riversa sul divano. La tira sua fatica e insieme raggiungono l'ingresso. Casa dolce casa, esclama un uomo aprendo la porta. Allineamenti prezzi, le spalle larghe e il petto gonfio. Finalmente, gli dice la donna, allacciandogli le braccia attorno al collo taurino. Com'è andata? Come ogni volta, l'uomo scrolla le spalle, quindi lo sguardo gli cade sul ragazzo, rimasto in disparte. Non saluti, papà? A quella parola il ragazzo sgrana gli occhi. Tu sei solo un mostro. L'uomo e la donna lo fissano senza espressione per qualche secondo e scoppiano a ridere. Una risata sbagliata, cattiva. Ridendo, i denti iniziano a spingere le gengive, fino a romperle e diventare zanne. Le mani tremano, spaccandosi in artigli. Anche i lineamenti si deformano, rivelando la loro vera natura. Il ragazzo prova a scappare, anche se sa che le sue gambe non sono abbastanza veloci per metterlo in salvo, così come non ci sono porte abbastanza spesse per difenderlo. Quando è abbastanza veloce e fortunato, riesce a raggiungere le scale. Questa volta no, non è abbastanza veloce né fortunato.